bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Buon mercoledì 16 dicembre. Iniziamo subito dai nostri giornali partendo dalle prime pagine del quotidiano Il Centro. Iniziamo da quella di Pescara. I precari interrompono il Consiglio e rompono anche all'interno del Consiglio Comunale. Questo è il titolo di apertura. A Pescara i lavoratori di Attiva incontrano il sindaco e dicono vogliamo il posto di lavoro. Poi nel taglio alto della pagina sui bond dati gonfiati, così il presidente Nicastro fa il punto sulla nuova Carichieti. E poi di Roberta Carlini l'articolo regole poco chiare nell'intero sistema. Scendiamo nelle cronache adesso. A Villa Cipressi muore un 51enne schiacciato da un trattore, ha lasciato moglie e figli per andare a lavorare, ma da loro non farà più ritorno. Torak Corsane, 51 anni, tunisino residente a Penne, morto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando nelle campagne di Villa Cipressi a Città Sant'Angelo. E poi lo strappo rettore CDA in Chieti, Ateneo bloccati gli stipendi dei docenti. A Montesilvano sanzioni da 10.000 euro, casette natalizie, maxi multa a due negozianti. Sotto la fotonotizia dei lavoratori di Attiva all'interno del Consiglio Comunale, l'Associazione dei Consumatori, divieti, antismog e multe, già si preparano i ricorsi. E poi la protesta a Francavilla per una superantenna che spunta tra le case in pieno centro. Di spalla, tre giorni al derby, il terzino del Pescara, Crescenzi, calmi, a piccolo ci penso io, così il difensore del Pescara. Nel taglio basso, il buongiorno Abruzzo, firmato questa mattina da Giuliano Di Tanna, a Navelli una casa per padri separati. Andiamo avanti con la lettura del giornale, adesso andremo a vedere le altre tre prime pagine del Centro che fanno riferimento alle altre edizioni provinciali, partendo dalla prima pagina della edizione di Chieti. Raid incendiario nel cantiere Terna, Paglieta, rogo nella notte sulla fondovalle, i carabinieri ipotizzano il dolo. Poi troviamo ancora la notizia che riguarda la Carichieti sotto la testata, mentre nelle cronache ritroviamo i problemi all'interno dell'Ateneo D'Annunzio, bloccati gli stipendi dei docenti. Il primo effetto dello strappo rettore CDA è devastante, tra le delibere non approvate c'è quella delle buste paga, così all'Università D'Annunzio gli stipendi di decine di docenti sono bloccati. In Ortona, ospedale di Guardia Grele, piccola chirurgia senza medici, stop al servizio. E poi in Lanciano, davanti alla banca, rapina l'addetto della sala bingo, via con l'incasso. Al centro pagina la fotonotizia, la protesta continua oggi e domani per la Thales, lo sciopero ferma l'ordine milionario, così i lavoratori stanno cercando di protestare. Poi in Chieti, Jazz & Click vota la foto, concerto di fumo entra venerdì al Maruccino e poi vota il sindaco, la classifica, Barone scalza Paolucci, Pennetta salda in testa. Di spalla ritroviamo ancora il calcio di Serie B perché ci si prepara al derby, ma Marella tutta Lanciano unita per la Serie B. I rossoneri non stanno attraversando un periodo positivo e dunque il capitano rossonero Mammarella cerca di dare la scossa e di unire la piazza per poter riuscire a risollevare una classifica deficitaria. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro, adesso andiamo a vedere la prima pagina della edizione di Teramo. Vediamo qual è il titolo di apertura scelto per questa pagina. Maestra paralizzata, tre condanne, precipitò nel crollo di un parapetto, pena di un anno ai responsabili. E poi a centropagina l'allarme frane. Sotto la strada di Valle San Giovanni c'è il vuoto, come potete vedere dalla fotografia. Nelle cronache, ma il ministro Nicchia, zooprofilattico, la regione sceglie Mattioli, scusate, il nuovo direttore generale dello zooprofilattico per il governatore D'Alfonso deve essere l'ex rettore Mauro Mattioli, ma il Ministero della Salute oppone resistenze e minaccia il commissariamento. Ci sono trattative politiche in corso.
In Teramo non ci fu truffa, soluzione anche in appello per Banca 121. A Martinsicuro il furto, rubano in casa del presidente del Martinsicuro. E poi sotto la fotografia, lettera alla Lorenzin, D'Alfonso ci ripensa, riaprite i punti nascita. E poi protesta nell'area protetta, Parco Marino del Cerrano invaso dalle vongolare. Nelle cronache di spalla, oggi il turno di Coppa per quanto riguarda la Lega Pro. Teramo in campo contro la Casertana, ma con la testa alla partita contro la SPAL. Andiamo avanti ancora, andiamo a vedere adesso l'ultima delle quattro pagine provinciali del centro, quella che riguarda l'edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona. Il museo riapre nell'ex mattatoio, questa l'apertura, L'Aquila 100 opere per la rinascita, vetrina col ministro Franceschini. Nelle cronache a Capistrello, appalti indagati l'ex sindaco Lusi con altri 19 appalti e lavori pubblici sospetti a Capistrello, concluse le indagini nelle quali sono rimaste coinvolte 20 persone, turbativa d'asta ed abuso d'ufficio tra le ipotesi di reato tra gli indagati l'ex sindaco Antonio Lusi. E poi a Capistrello, messaggi hard e molesti e finisce dentro. Poi in L'Aquila, scoperti dai video, anziani ingaggiati per rubare. A centropagina, casa esplosa, festa dopo 2 mesi di ospedale, la nuova vita di Rosamari che torna a scuola. E sotto la fotografia, L'Aquila, morosi del progetto case, stoppa i distacchi di utenze e sempre all'Aquila il biglietto dei bus urbani aumenta di 10 centesimi. Nello sport, ad Avezzano, Valerio molla il calcio per l'università e per inseguire il sogno di diventare odontoiatra. Adesso cambiamo testata, passiamo a vedere insieme il Messaggero Abruzzo e dunque andiamo a recuperare la prima pagina per guardarla insieme. Eccola qui, la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. In apertura Nicastro, patto con il territorio, il nuovo presidente di Carichieti lancia messaggi di fiducia e indica gli obiettivi della Banca Teatina, i risparmiatori stiano sereni, dice, i bond subordinati, problema più circoscritto di quanto si temeva. Poi a Capistrello, terrorizzava il paese uno stalker, è stato arrestato, si divertiva a terrorizzare i compaesani ed inviare lettere oscene alle donne, ieri mattina però è stato arrestato su ordine del GIP del Tribunale di Avezzano, Francesca Proietti, e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking. L'uomo Fabrizio Lusi, 53 anni, di Capistrello, aveva inviato decine di lettere ai compaesani in cui annunciava multe o indagini per crimini in realtà mai esistiti. Nel marzo scorso era stato denunciato per molestie, ingiuria, falso materiale e contraffazione di sigilli. Per mesi l'uomo aveva terrorizzato i suoi compaesani. A centropagina la Camera dice no ad Ombrina, in una lunga notte arriva all'1:49 lo stop al progetto per l'estrazione di idrocarburi al largo della costa teatina, torna il limite delle 12 miglia, come era stato peraltro annunciato nei giorni scorsi. A centropagina la fotografia dell'incontro tra il sindaco Marco Alessandrini e i lavoratori di Attiva, si apre un tavolo sulla vicenda, il consiglio si ferma per i precari, questo il titolo dell'incontro appunto tra i lavoratori e il sindaco di Pescara. Andiamo a vedere di spalla, un vastese spopola sul web con Jagger Richards, i Rolling Stones in video doppiati in dialetto abruzzese da Celenza. Nel taglio basso sul Mona Cinema dice 33, lo schermo lo accenderà anche quest'anno nonostante non ci sia più un cinema sul Mona, nonostante i tagli che hanno più che decimato il suo budget. Sul Mona Cinema resiste e resta a galla come il pesce rosso del suo manifesto. Andiamo a vedere sotto la testata del Messaggero Abruzzo, ambiente, così il PNA aiuta l'Orsetta Morena a reinserirsi senza rischi. E poi a Capistrello, ex amministratori municipali e imprenditori, nell'inchiesta sono 20 gli indagati. E poi all'Aquila il progetto case, per i morosi sarà un Natale al caldo, il comune ripristinerà le utenze di chi aderirà, scusate, al piano di rateizzazione. Cialente, il sindaco, dice, in molti hanno creduto a politici che consigliavano di non pagare. Andiamo
Andiamo a vedere un'altra testata, adesso è un'altra prima pagina, quella della Città, quotidiano della provincia di Teramo. Dunque, andiamo a recuperare la prima pagina e vederla, per vederla insieme. Maestra paralizzata, 3 le condanne, questa è l'apertura della Città, ex preside, tecnico comunale e direttore dei lavori responsabili del muretto pericolante a Mutignano. A centropagina la fotonotizia del Capodanno Teramano 2016, torna Filippo Graziani. Di spalla la protesta, invasione di Vongolare al Parco Marino. E poi sotto la testata Teramo, violato il codice degli appalti, l'anticorruzione bacchetta e i lavori di restyling del corso. Verso la nuova giunta non c'è due senza tre per la nuova civica di Dodo. E poi nel taglio basso il caso di Sabili, anche il CSI sosterrà Teramo solidale. E poi l'allarme sicurezza, l'incendio alle palazzine accende la rabbia dei giuliesi contro i bombaroli. Infine il calcio con la Coppa Italia, oggi si gioca a Teramo Casertana e dunque Vivarini schiera le seconde linee nella sfida contro la Casertana. Adesso apriamo la pagina dedicata al nazionale andando a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Più soldati italiani in Iraq, terrorismo, coalizione anti-ISIS di 34 paesi guidati dall'Arabia Saudita, vertice Kerry Putin sul dopo Assad. In 450 difenderanno la diga di Mosul, paura a Los Angeles intanto. Chiuse diverse scuole in California, negli Stati Uniti. Il reportage poi a centropagina con questa bella fotografia al confine siriano a Kobane con le soldatesse che combattono il califfato. Saliamo nel taglio alto della pagina. Renzi sulle banche, chi ha truffato pagherà, il centrodestra vuole sfiduciare il governo, continua la polemica politica sul caso del salvataggio delle banche anche dopo la morte di un uomo a Civitavecchia che si è suicidato proprio per aver perso tutto nella questione bond delle banche. E dunque andiamo avanti, scendiamo nel taglio basso, torna il mito e la voglia dello sciopero, dalla sanità ai trasporti milanesi, all'ENI a Trenord, se la protesta diventa protagonismo. Comunque si torna a parlare degli scioperi che stanno agitando l'Italia in questo periodo. Andiamo avanti. La Repubblica, ancora banche in primo piano, Banca Italia e Consob, il governo prepara la nuova vigilanza, piano per unificare i controlli sugli istituti di credito. Renzi, chi truffa paga, Salvini insulta, Premier infame, proprio in riferimento a quanto vi ho detto prima, la morte dell'uomo di Civitavecchia che si è tolto la vita. Alleanza islamica anticalifo, Mosul, 500 soldati italiani per salvare la diga dall'ISIS, questa è la notizia che arriva dagli esteri. E poi, per quanto riguarda il caso Cucchi, assolti gli agenti, processo bis per i medici, assoluzione per i 3 agenti della polizia penitenziaria, per i 2 infermieri e un nuovo processo in corte d'appello per omicidio colposo per i 5 medici. Questa è la sentenza della Cassazione nell'ambito del processo Cucchi. Andiamo avanti, adesso andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Renzi e le banche, chi ha truffato ora dovrà pagare all'esame della magistratura il ruolo di Consob e Banca Italia nel problema dei 4 istituti di credito salvati dal governo. E poi il terrorismo, Los Angeles chiude tutte le scuole, minacce di attacchi con una mail dalla Germania, bloccati 640.000 studenti negli Stati Uniti. Andiamo avanti ancora, il Sole 24 Ore, borse europee in rally sull'attesa dei tassi degli Stati Uniti, Piazza Affari balza al 3,74%, in rialzo Wall Street, oggi la riunione della Federal Reserve che dovrà decidere il primo aumento dopo 9 anni, dunque l'apertura ovviamente sul quotidiano economico italiano è dedicata
alle borse. Scendiamo, riforma BCC e Bad Bank si accelera, il governo stringe sulla semplificazione del credito cooperativo e sul nodo sofferenze. Renzi dice troppe piccole banche, ma il sistema resta solido e chi ha truffato pagherà, così il Premier Matteo Renzi. Sotto la testata la legge di stabilità, l'ok in commissione, pensioni più ampia, l'opzione donna. Dunque questa è una delle principali novità. Poi per la sanità, medici, fondi alle assunzioni, ma resta lo sciopero indetto per oggi. Brevetti, patent box con un unico bonus per più beni connessi e poi mobili, prima casa in leasing, più detrazioni per gli under 35. Dunque un po' il riassunto di quanto contenuto all'interno della legge di stabilità. Andiamo avanti, il Messaggero, banche, chi ha truffato pagherà, si torna sulle parole di Matteo Renzi, salvati milioni di correntisti con il decreto salva banche, il padre della Boschi destituito da questo governo, mozioni di sfiducia contro ministro ed esecutivo da parte delle opposizioni verso un doppio filtro per i rimborsi. Ovviamente la polemica politica da parte delle opposizioni riguarda proprio il ministro Boschi, il padre del ministro faceva parte del consiglio di amministrazione di Banca Etruria, una delle banche oggetto del salvataggio del governo. Ovviamente su questo si è concentrata la polemica. A centropagina con la fotonotizia, guerra all'ISIS, 450 soldati italiani per proteggere la diga di Mosul, a una ditta di Cesena l'appalto per i lavori in una zona a rischio. E poi aveva 96 anni, è morto Licio Gelli, ex capo della loggia P2, protagonista dei misteri italiani. E ancora, nell'editoriale di Giulio Sapelli, la Unione Europea squilibrata se la Merkel resta a galla in un'Europa che declina, questo è il titolo dell'articolo. Andiamo avanti, passiamo al giornale, dunque siamo nel campo del centrodestra, banche popolari, la soffiata che inguaia De Benedetti, nelle intercettazioni l'ingegnere anticipa la riforma del governo e ordina comprate popolari subito, lo strano viaggio in cerca di oro in Honduras di Boschi Senior. A centropagina le metamorfosi renziane da rottamatori a figli di papà, così bolla quello che sta accadendo soprattutto per quanto riguarda il ministro Boschi, il giornale. Andiamo su Libero, banchieri intoccabili per decreto, così Renzi salvò il papà della Boschi. Non è vero che il governo ha recepito la direttiva dell'Unione Europea, l'ha stravolta per dare uno scudo agli amministratori degli istituti di credito mandati in malora, tra loro c'è il padre del ministro. Ecco le prove, dice il giornale, le date chiave, mozioni di sfiducia da Grillini e centrodestra, ma ora il Premier ha paura dei pubblici ministeri. E dunque questa è la lettura di Libero. Andiamo sul Tempo, indaga Pignatone, Banca Capitale, dopo l'esposto anticipato dal quotidiano romano, i PM della Capitale puntano a Banca Italia e Consob ad Arezzo, la finanza lavora su milioni di dati dell'Etruria nell'era del papà della Boschi. E poi addio alla sede nazionale, Forza Italia licenzia i dipendenti, questa è una notizia particolare che non abbiamo trovato sulle altre prime pagine. E poi a centropagina l'Akbar, paura a Santa Maria Maggiore, espulsi per finta 7 volte, picchiano alcuni militari a Roma al grido di Allah è grande. Nel taglio basso, panchine girevoli, c'è Trapattoni nel futuro della Lazio, Pioli in bilico, in pole position, l'icona del calcio italiano, tra l'altro da poco anche commentatore per la RAI della nazionale italiana. Andiamo al Mattino di Napoli, l'Italia contro l'ISIS, 450 soldati in Iraq, poi ospedali, il piano Campania stoppa 20 punti parto e 5 neurochirurgia, una cabina di regia per l'oncologia e dunque questo quanto sta accadendo nella sanità campana. Ovviamente non ci sono solo problemi in Abruzzo per quanto riguarda la sanità, ma anche in altre regioni, soprattutto del centro-sud e del sud Italia. E poi mozione di sfiducia del centrodestra, scandalo banche, la difesa di Renzi, mandato via CDA con padre della Boschi.
Andiamo avanti con la lettura dei giornali nazionali. L'avvenire, la pace possibile oltre l'indifferenza. Papa Francesco, opere concrete e basta pena di morte. Il messaggio del pontefice per la giornata mondiale del 1 gennaio sollecita impegno personale delle istituzioni per vincere odio e conflitti, ovviamente. Il Santo Padre richiama alla pace in un tempo difficile, in un tempo di guerra. E proprio per quanto riguarda i venti di guerra, l'Islam anti-Daesh, la terza coalizione, la notizia di 450 soldati italiani che andranno a difendere la diga di Mosul. E poi paura a Los Angeles, scuole chiuse per una minaccia di attentati a casa, 640.000 studenti, ma era, per fortuna, aggiungiamo noi, un falso allarme. Andiamo avanti con l'Unità, quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. La difesa della diga. L'Italia invia 450 soldati a Mosul nell'area di guerra dell'Iraq contesa dal Daesh, che è l'altro nome, il nome arabo, diciamo, dell'ISIS. Il suo crollo distruggerebbe Baghdad. Renzi, la difendiamo e la ripariamo. E come abbiamo letto in precedenza, l'appalto è stato affidato ad una ditta di Cesena. E poi, dalla cronaca della mia attività, qualcuno può ritenere che io mi sia sentito il custode dell'ortodossia. Non è stato così. Questo il ricordo che l'Unità dedica ad Armando Cossutta, scomparso ieri. È uno dei leader storici del Partito Comunista Italiano. Andiamo avanti. Il manifesto. Tengono banco sulla fotonotizia di Renzi e del ministro Boschi a Porta a Porta. Renzi difende il salvabanche e il governo. Il papà di Boschi lo abbiamo destituito noi. Chi ha truffato pagherà. Le mozioni di sfiducia. Autogol dopo quella del Movimento 5 Stelle sulla ministra. Una della destra contro tutto l'esecutivo. Nel Partito Democratico cresce la preoccupazione per inchieste e per il danno di immagine. E poi a centropagina la Corte di Cassazione, il PG chiede processo Cucchi da rifare, ma solo per i medici. E dunque poi nel taglio basso ritroviamo anche qui sul quotidiano, ovviamente, che si rifà all'area di sinistra, l'addio a Cossutta, l'Armando carissimo avversario. Questo il titolo dell'articolo. Andiamo all'ultimo quotidiano di cronaca per questa mattina, quotidiano nazionale. Il PM che indaga su Banca Etruria è consulente del governo Renzi. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Senza parole, l'ennesimo intreccio pericoloso attorno allo scandalo toscano. E poi manovra, manci di fine stagione, bande, spiaggia, squadre di calcio, emendamenti per tutti nelle ultime 24 ore nella legge di stabilità. Prima di passare al meteo, andiamo a vedere rapidamente anche i tre quotidiani principali sportivi italiani. Gazzetta dello Sport, titolo di apertura con la foto di Blatter: non sono il diavolo. Dopo 40 anni passati alla FIFA, più di 17 da presidente, domani Sepp sarà davanti il comitato etico. Attaccano anche la mia famiglia, persino la mia nipotina subisce mobbing a scuola. Platini è onesto, ma ha un virus contro di me. Sotto la testata Inter tremenda, Palacio, Epic, Broso e Perisic. Vola anche in Coppa Italia la squadra nerazzurra che non fa sconti. Il Cagliari è stato battuto per 3-0, ancora un capolavoro del croato che fa impazzire il web. Andiamo avanti, il Corriere dello Sport, Coppa vera, agli ottavi, via agli ottavi, show e sorprese, l'Inter non si ferma più, travolto il Cagliari. E poi Alessandria che favola, dalla Lega Pro ai quarti, eliminato pure il Genova. E ancora Juve-Torre, Super Derby, Allegri lancia Rugani, la Coppa Italia vale tanto, il Napoli non fa sconti, Higuain per il Verona, Roma con Dzeko e Salah. Di spalla panchine bollenti, Mihajlovic ore solo, Tassotti si prepara, il tecnico del Milan ne ha appeso un filo, Pioli via a Natale, la Lazio sembra andare sul trap. E poi sotto la testata i caschi d'oro di Autosprint, Montezemolo, Ferrari, ti amo. Andiamo a vedere anche il titolo di Tutto Sport, derby di Coppa per la storia e per la gloria, tutto qui, Allegri, Juve fa il bis, Toro, scorciatoia europea, ovviamente sul quotidiano
torinese non poteva non esserci un'apertura dedicata al derby tra Juventus e Torino. E poi ovviamente ora Inter Champagne, Cagliari asfaltato 3-0, il Genoa e Buiopesto, Alessandria e Delirio per la vittoria in Coppa. Passiamo al meteo adesso, come vi abbiamo promesso, ci colleghiamo con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Che Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Poche tempo farà a te? novità rispetto a quanto ho annunciato nei giorni scorsi, prosegue il dominio anticiclonico, anche se rispetto ai giorni scorsi comunque giungono delle infiltrazioni di aria umida di origine atlantica che attraversano la nostra penisola e che nelle prossime ore e nella giornata di domani favoriranno degli annuvolamenti un po' su tutte le regioni, quindi anche in Abruzzo sono previsti degli annuvolamenti che non dovrebbero portare a delle precipitazioni. Ci saranno dei banchi di nebbia, soprattutto durante le ore più fredde della giornata, in graduale attenuazione nelle prossime ore, perché fortunatamente, dico questo, diciamo, ci sarà una leggera ventilazione lungo la fascia costiera e quindi un certo rimescolamento delle masse d'aria nei bassi strati, ma sarà una situazione temporanea perché l'alta pressione in rimonta sulla penisola iberica e sulla Francia, quindi sul Mediterraneo occidentale, tenderà poi a farci nuovamente visita nel corso dei prossimi giorni, in particolar modo da venerdì e nel corso del fine settimana, favorendo condizioni di tempo stabile, soleggiato sulle zone collinari, altocollinari e montuose con temperature in aumento e ovviamente torneranno le nebbie nelle pianure e nelle valli. Localmente le nebbie si manifesteranno anche lungo la fascia costiera. Poche novità, Alfredo, anche per quel che riguarda la tendenza successiva, anche se come sai benissimo non possiamo spingerci al di là dei 5-7 giorni come tendenza generale, però osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici, insomma, quel che si evince, insomma, è che probabilmente anche il periodo natalizio, comunque a ridosso del Natale, sarà caratterizzato dalla presenza di una vasta area di alta pressione che garantirà tempo stabile, temperature al di sopra delle medie stagionali, soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e montuose, e quindi assenza ancora di fenomeni di precipitazioni. Quindi questa è una chiara anomalia che continua a manifestarsi, insomma, sulla nostra penisola, ma non solo, su gran parte dell'Europa mediterranea, Alfredo. E dunque potrebbe, e il condizionale è d'obbligo e lo uso molto volentieri, potrebbe essere un Natale con il sole, Giovanni. Sì, diciamo un Natale con l'alta pressione, poi bisogna vedere se ci saranno delle infiltrazioni di aria umida che potrebbero dar luogo a degli annuvolamenti, un po' quanto accaduto, insomma, nei giorni scorsi e quanto sta per accadere in queste ore. Quindi comunque non si prevedono perturbazioni di rilievo, almeno questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici appreso. Grazie a Giovanni De Palma, state vedendo in onda il sito di Abruzzo Meteo, che è il sito di riferimento per avere tutti gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Vi do altri due riferimenti che ormai comunque avete imparato, sono quelli delle pagine Facebook di Abruzzo Meteo, eccola qui in questo momento messo in onda dalla regia di Claudio Di Giacomo, e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Ovviamente il social network consente anche un'interazione, Giovanni sarà felice di rispondere alle vostre curiosità. Grazie ancora, Giovanni, che ritroviamo domani all'interno di Mattino 6. Ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi chiudiamo questa prima parte di Mattino 6, ci fermiamo per un break pubblicitario e poi torniamo tra poco con la seconda parte. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, ripartiamo dal quotidiano Il Centro, nella pagina dell'attualità, pagina 2, banche nella tempesta, dati gonfiati sui bond, nessuna fuga dalla banca. Il presidente Nicastro, che è presidente della Nuova Carichieti e delle altre banche salvate dal governo, banche che sono diciamo state ricostituite per poi essere vendute, dicevo, il presidente Nicastro fa il punto proprio su Carichieti e dice solo 42 casi sono da massima priorità per quanto riguarda i bond.
cioè le obbligazioni subordinate vendute dalla banca. Infatti, se andiamo a leggere la frase estrapolata da quanto detto da Nicastro, sul risparmio non si scherza, c'è chi ha dato numeri che non esistono parlando di 100.000 risparmiatori danneggiati per le obbligazioni subordinate. In realtà i casi veramente gravi sono 1 migliaio in tutta Italia e solo 42 in Carichieti, così il presidente Nicastro. C'è stato anche l'incontro con il sindaco di Chieti Di Primio. Il sindaco al nuovo presidente: non abbandonate la fondazione. È un tema, questo ovviamente, caro al primo cittadino di Chieti, che teme appunto che Fondazione Carichieti possa disimpegnarsi provocando gravi problemi all'interno della città. Il salvataggio della Tercas all'ultima rifinitura, restando sempre alle banche. In settimana atteso il nuovo ok dalle banche del Fondo di tutela dei depositi, la di Jacobini. Da noi salvaguardati tutti gli obbligazionisti, il rilancio va avanti. E poi ancora soluzioni inadeguate anche in Abruzzo. Federconsumatori critica, qui gli investitori sono già rimasti scottati 2 volte. Lunedì ci sarà un'assemblea al MUMI di Francavilla, lunedì pomeriggio alle ore 16. Un'assemblea pubblica per discutere delle iniziative da intraprendere a tutela dei singoli. Andiamo avanti adesso con la lettura del giornale e passiamo al Messaggero. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo. La Camera dice sì al limite delle 12 miglia e Ombrina si ferma. All'1:49 della notte passa l'emendamento avallato dal ministro Boschi. Esultano ambientalisti e opposizioni per la marcia indietro del governo. Il governatore dice: lo sapevo dal 9 dicembre, Movimento 5 Stelle, ma il PD resta il partito dei petrolieri. Dunque non si ferma comunque la polemica politica. L'aria protetta, parco della Costa Teatina a tempi stretti, era nato e soprattutto cresciuto anche come difesa contro la petrolizzazione, ora scongiurata con l'emendamento alla legge di stabilità, ma il Parco Nazionale della Costa Teatina potrebbe essere realtà entro Natale, assicura il presidente D'Alfonso, che recentemente ha incontrato i sindaci dell'area Teatina per la nuova perimetrazione. Scendiamo a centropagine. Bagarre sul bilancio del Consiglio regionale tra contestazioni e tensioni. La seduta inizia solo a tarda sera, si riprenderà oggi. Andiamo a vedere insieme il servizio di Filippo Tronca. Un po' come in tutte le famiglie, anche all'emiciclo si discute, anzi si litiga, sull'opportunità o meno di accendere un mutuo per far fronte ai vecchi debiti. La misura arriverà oggi in consiglio regionale. Si parla di un prestito di circa 100 milioni di euro, che comporterà ovviamente degli interessi che andranno ad aggiungersi ai 550 milioni di euro di disavanzo da colmare con un doloroso piano di rientro, che per fortuna, grazie ad un emendamento in finanziaria, sarà allungato da 7 a 10 anni, con conseguente abbassamento dell'importo annuale delle rate. Fibrillazioni anche a margine della prima commissione bilancio questa mattina, dove la maggioranza sposa la tesi dell'assessore Silvio Paolucci. Non è un nuovo mutuo, ma la riautorizzazione di vecchi indebitamenti che risalgono al 2006. Ma in realtà non è un modo per far quadrare i conti, è una delle iniziative messe in campo per cercare di riallinearci nel modo più veloce possibile rispetto a tante prescrizioni normative nuove ed avendo purtroppo un punto di partenza che era quello di un disavanzo accumulato negli anni, che ormai, almeno per l'accertato, va oltre 550 milioni di euro. Il mutuo va in questa direzione tutta tecnica, non è una forma di indebitamento in senso sostanziale, anche perché si riferisce a mutui già precedentemente approvati e poi non contratti in altre annualità. Chiamatela riautorizzazione o mutuo, rispondono a muso duro le opposizioni del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, che annunciano battaglie in aula. La verità, sostengono, è che gli abruzzesi, per colpa di questo prestito, che potrebbe essere evitato con altre economie, per i prossimi 30 anni, oltre ai vecchi debiti, dovranno pagare anche 4 milioni di euro aggiuntivi di interessi all'anno. È una follia, è semplicemente una follia. E ricordiamo che l'ultima volta, appunto, è stato fatto nel 2006, la vecchia amministrazione non ha avuto mai bisogno di.
di contrarre questo mutuo. Perché, punto interrogativo, perché si rende necessario oggi, tra l'altro che si stanno liberando delle cartolarizzazioni? Perché servono più soldi? All'ordine del giorno del Consiglio regionale di oggi pomeriggio, oltre al controverso mutuo, un progetto di legge in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Un altro progetto di legge che intende contrastare gli sprechi alimentari. E poi la più volte rimandata nomina del garante dei detenuti e una variazione di bilancio relativa al budget e di funzionamento del Consiglio regionale. Si parla di turismo ed ambiente sulla pagina Abruzzo del Centro. Quali prospettive, si chiede il giornale. Alberghi in vendita solo nel Teramano sono già 25. Lo studio Assoturismo Confesercenti lungo la costa. A Zunica serve una svolta, giovane alle vittime del sistema. E poi Trivelle a 12 miglia, come detto, confermato lo stop ad Ombrina e il metanodotto Larino Chieti. La prima volta il comitato via apre ai cittadini. Le richieste di comuni, movimenti e associazioni sono state accettate dal comitato di valutazione di impatto ambientale. Ora saranno ascoltati direttamente i cittadini, lo fa sapere il forum abruzzese dell'acqua relativamente alla procedura del metanodotto Larino Chieti proposto dalla società Gasdotti Italia. Nel taglio basso, diffamazione ai giornalisti contro Amicone, ha vinto la causa e si vendica contro una di noi, così l'ordine e il sindacato dei giornalisti. Amicone replica, non è vero, io sono stato danneggiato. Il riferimento è una causa per diffamazione tra il Mario Amicone, che è l'attuale presidente dell'ARTA, e la giornalista Lilli Mandara, assieme al centro e all'ex direttore, adesso al TG1, Mario Orfeo. Andiamo avanti, passiamo adesso a vedere insieme la pagina di Pescara, restando sempre al quotidiano Il Centro. Andiamo dunque a recuperare insieme la pagina che riguarda il capoluogo adriatico per vedere le notizie principali. Già avevamo visto nella prima parte, soprattutto nella prima pagina del Centro di Pescara, l'incontro con i precari di Attiva, e dunque la riapertura della pagina di Pescara riguarda ancora questa notizia. 30 precari di Attiva interrompono il consiglio, il sindaco riceve i lavoratori in comune, faremo di tutto per farvi assumere, così Marco Alessandrini, e il PD chiama Fusilli, voi parlamentari intervenite con un emendamento. Alessandrini, ho convocato un'altra riunione con i tecnici dell'ente per studiare un piano. Teodoro, sospendiamo il concorso pubblico per evitare il rischio di altri contenziosi. Andiamo avanti con la lettura del Centro. Testamento biologico, il Consiglio dice sì, passa la mozione che consente di indicare in anticipo le cure mediche in caso di malattia grave, la maggioranza però si spacca. Poi ruba 900 euro di profumi in un negozio, bloccato sull'asse attrezzato ed arrestato dai carabinieri della stazione di Spoltore. A centro pagina, sempre più ragazze cyberbulle, incontro al Flaiano a Pescara con 500 studenti. Il questore dice usate il web con responsabilità, la polizia ha spiegato tutti i pericoli che si possono trovare usando il web e i social network. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Dottoressa Narciso, oggi si parla di cyberbullismo, dei rischi connessi all'uso di internet per i ragazzi. C'è stata questa interessante conferenza al Flaiano, rischi che sono sempre dietro l'angolo. E nell'ambito della campagna Una vita da social, che la Polizia Postale delle Comunicazioni porta avanti già da qualche anno in modo itinerante in giro per tutta l'Italia, abbiamo deciso di proporre ai ragazzi una storia vera per riflettere magari in modo un po' più appropriato, più profondo. La storia è stata illustrata dal regista Luca Pagliari e narra la storia del ragazzo che a Roma qualche anno fa, nel 2012 precisamente, si tolse la vita. Quali sono, dottoressa, i rischi maggiori connessi all'utilizzo di internet per i ragazzi di oggi? Semplicemente l'inconsapevolezza, perché i ragazzi sono molto bravi con internet, sono molto bravi a livello informatico,
conoscono il mondo del web, lo utilizzano sicuramente per tutte le sfumature che può dare e le notevoli opportunità che può dare, non conoscono sempre i rischi che si celano, però è necessario che sappia che esistono questi rischi, è necessario che sappia che episodi come quelli del bullismo che qualche anno fa come oggi erano atti di prevaricazione, oggi sono diventati atti di prevaricazione virtuale e che però corrono e si diffondono sulla rete in modo molto più veloce rispetto a qualche anno fa. Cambiamo argomento, le vongole tornano a tavola dopo un mese di divieti, rientra l'allarme salmonella, molluschi commestibili dopo la depurazione del Vecchio. Il vice sindaco di Pescara dice le ultime analisi sono buone, restano alti solo gli enterococchi, così il vice sindaco di Pescara. E poi incontro al Club Nautico Mediterraneo ieri, oggi e domani, l'associazione subacquea Abruzzo Divers in collaborazione con lo Sportello del Mare e l'Assonautica organizzano per venerdì alle 21 nella sede del Club Nautico di Pescara una serata evento. E ancora accordo tra notai e agenzia delle entrate, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato all'istituzione di un tavolo tecnico per l'esame congiunto delle più rilevanti problematiche fiscali per l'aggiornamento professionale dei rispettivi operatori e per la collaborazione in attività formative e seminariali. Andiamo avanti con la lettura del giornale, restando sempre alle pagine di Pescara. Controlli antismog, altre 16 multe, ma scattano i ricorsi. Le associazioni dei consumatori e Umana Dimora dicono sulle strade non ci sono i cartelli, le contravvenzioni sono dunque annullabili. Andiamo avanti ancora con il giornale. La Casa dei Creativi in un immobile dismesso, parte il progetto Smart Hub riservato ai giovani imprenditori tra i 18 e i 35 anni, possono trovare una sede a prezzi calmierati, così le idee vincenti circoleranno. È stato presentato proprio ieri il progetto Smart Hub al Comune di Pescara, un progetto peraltro che va avanti da tempo. Nel taglio basso, addio all'ammiraglio, morto Giampiero Bovani, punto di riferimento della nautica pescarese. E poi l'imprenditoria in rosa, premio ai successi dell'estro femminile. Domani il riconoscimento alla vincitrice del concorso Imprese in rosa che storia, ideato dal CIF della Camera di Commercio. E poi ci sono le storie raccontate dal giornale che potete approfondire e leggere sulla pagina di Pescara. Andiamo invece alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana. Tra le case spunta una maxi antenna e scoppia la protesta dei residenti. Sì, di Arta ed ASL al nuovo ripetitore in centro. Moroni dice servono più controlli. Il sindaco Luciani ribatte che è tutto in regola, ma ovviamente i residenti protestano. L'antenna è praticamente posta nei pressi della stazione di Francavilla in pieno centro, vicino a Palazzo Sirena. Scendiamo nel taglio basso, Manoppello, ecco Palazzo Ferrara demolito, il sindaco salveremo un pezzo del fabbricato se è stabile. La pagina di Montesilvano adesso, comune nel caos, l'assegnazione sotto accusa, casette di Natale, multa di 10.000 euro per due negozianti, l'amministrazione consegna le chiavi prima del nulla osta, poi arrivano i sigilli e scattano le sanzioni, ma è polemica. La denuncia del Movimento 5 Stelle, distretto senza ginecologo, le donne sono costrette ad andare negli studi privati. Nel taglio basso i negozianti, città invasa dai rifiuti, Confesercenti denuncia, Montesilvano precipita nel degrado, la Tradeco pulisca le strade. E poi la cronaca nera, muore a 51 anni schiacciato dal trattore, tragedia a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo, la vittima è un lavoratore tunisino residente con moglie e figli a Penne, i vicini dicono era gente per bene. Scendiamo a centropagina, due barche distrutte dalle fiamme, incendiate le piccole imbarcazioni lasciate sulla spiaggia davanti alla Pineta. Montesilvano, ancora la truffa dei finti poliziotti nei parcheggi dei negozi, e sempre a Montesilvano, affido professionale minore, il bando è ancora aperto e i profughi faranno lavori per il comune.
Adesso apriamo la pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. Bussi bonifica in 6 mesi o interviene il ministro. Passa l'emendamento di Castricone, fissato un termine alla gestione di Goio. Il deputato del Partito Democratico esulta, è una svolta dopo anni di silenzio tombale. E poi per quanto riguarda il consorzio Maiella e Morrone, Equitalia dice sì alla rateizzazione, che dunque restituisce un po' di fiato all'azienda. Tra l'altro i dipendenti hanno protestato più volte, preoccupati per il loro futuro. Vestina Gas, tra vendita di quote e rilancio, l'inchiesta sulla società di Penne, il presidente rompe il silenzio, l'ente è in salute e senza reati. Nel taglio basso a Popoli, in un libro la tetrilogia di Scanno, e poi a Letto Manoppello e Rocca Morice, 2000 esperti nella grotta della Lupa. Passiamo adesso, anzi torniamo sul Messaggero, andiamo a vedere insieme la pagina dell'Aquila, poi vedremo anche quella di Chieti. Famiglie morose, Natale al caldo. In questi giorni l'amministrazione ripristinerà le 21 utenze a patto che gli indigenti con debito aderiscano ad una rateizzazione. La Giunta ha approvato il provvedimento, pagamento facilitato con una compensazione dei crediti, pugno duro per i più facoltosi. Centropagina, scoperti con 200 grammi di coca, arrestati in flagrante 2 giovani albanesi, maxi sequestro della mobile a un'abitazione di Preturo, droga destinata allo smercio nel mercato aquilano. E poi ricorsi rigettati, Palazzo dell'Emiciclo, lavori affidati all'impresa Guido Rosa. Nel taglio basso, dalle donazioni 300 posti di lavoro, presentati i risultati del progetto avviato da Confindustria e sindacati per quanto riguarda il sisma e la solidarietà. All'Aquila, Amarcord Phoenix cambia pelle, addio trust cipriota, subentra un fondo pensioni americano-canadese. La Orchard Founding Limited con sede fiscale in Irlanda. Andiamo ancora avanti, la pagina di Avezzano sul Mona, stalker arrestato, terrorizzava il paese. I domiciliari, un geometra di 53 anni, da mesi inviava lettere annunciando multe o indagini in corso per reati mai compiuti e continuava a molestare una donna nonostante il divieto di avvicinarla, arrivando a fare ordini di acquisto a suo nome. La Forestale, recuperati tablet e PC rubati nella scuola di Celano, denunciati in 3. Le perquisizioni hanno consentito di ritrovare i buoni pasto sottratti al comune di Rocca di Cambio. Passiamo adesso alla pagina di Chieti. Dunque andiamo a vedere anche le notizie che il Messaggero riporta dal capoluogo teatino e dalla provincia. Ritroviamo la visita di Nicastro, del presidente della Nuova Carichieti, a Chieti. E poi, cambiando argomento, sotto la casa di Bonanni non fu piazzata una bomba, il maresciallo Aquino in aula, Filo e Bulloni senza polvere pirica, per quanto riguarda il processo per il presunto attentato alla casa dell'ex segretario della CISL Raffaele Bonanni, casa di Francavilla. Poi l'avvertenza, Thales, presidio dei lavoratori per bloccare il collaudo esterno. E ancora, botte allo scalo, il testimone è stato un pestaggio. Nel taglio basso, ritornando a parlare di banche, l'accordo sindacale è un passo nella trattativa sindacale per la Carichieti, che sembra arrivata al capolinea. Gli esuberi previsti saranno 51 e 10 con il part-time. Poi c'è il blitz dei NAS, che hanno chiuso un frantoio in una rivendita di carni, sempre nel teatino. La pagina di Lanciano Vastortona, Croce Rossa commissariata, stoppa i servizi, l'ex presidentessa Luisa Ciuffici, sono stata io a chiedere di lasciare, a fine anno chiuderemo ogni rapporto con la ASL, il testimone passa al bresciano Faustino Bellomotti in attesa del voto previsto nel febbraio del prossimo anno. La roadmap è stata tracciata assieme ai soci di San Salvo, Casalbordino e Fossa Cesia. A Lanciano, spacciatore ottonese condannato a 5 anni. E poi il Palazzo degli Studi diventa sede dell'INPS a Lanciano, e sempre a Lanciano il miracolo eucaristico finisce in televisione. Adesso andiamo sulla città per vedere anche un po' di notizie dalla provincia di Teramo e dal suo capoluogo. E allora andiamo subito a recuperare la pagina che riguarda proprio
la città di Teramo. In primo piano l'anticorruzione che bacchetta i lavori del corso. Il comune di Teramo ha violato il codice degli appalti frazionando un incarico da 158.000 euro, come sostenuto dagli ingegneri. Artificio procedurale, anziché fare la gara singola, importo spacchettato in due per procedere all'affidamento diretto dopo invito. Alfonso Marcozzi, incarichi da revocare, procedura da rifare, ora la responsabilità su come procedere è tutta del dirigente. Poi Piazza Dante privatizzata senza alcun controllo. Il consigliere D'Alberto chiede che sia restituita ai cittadini, intanto è cambiata la società che gestisce la sosta. E per la sanità i medici abruzzesi oggi scioperano contro Renzi e contro D'Alfonso. Oltre ai motivi nazionali, infatti, i medici di base chiuderanno i loro studi dalle 8 alle 20, salvo urgenze, contro le recenti disposizioni abruzzesi in materia di prescrizione della FKT, che hanno complicato il già farraginoso iter burocratico di cui si chiede la revoca degli adempimenti aggiuntivi alla semplice richiesta da parte del medico di famiglia. Questa è una delle motivazioni della protesta. Non c'è due senza tre per la civica di Dodo, restando sempre a Teramo dopo Covelli di Nuovo Centrodestra. Il progetto di Di Sabatino conquista anche la forzista De Paulis e sbraccia Tentenna. Poi per il Capodanno, evento in piazza con Filippo Graziani, questo il Capodanno 2016 di giovedì 31 dicembre in Piazza Martiri. Sempre a Teramo lo Smeraldo riapre con Star Wars stasera alle 18, piazza chiusa e bus navetta per l'inaugurazione del rinnovato multisala. Andiamo in provincia. Boscaiolo schiacciato da un albero a Cortino, a salvarlo il pronto intervento del proprietario del fondo dove stava lavorando, ricoverato in gravi condizioni. Ancora ladri in casa del presidente del Martinsicuro, colpo nell'abitazione di Luigi Di Egidio, rubati preziosi e contanti. Gli arresti, i carabinieri hanno arrestato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Noi ci fermiamo per quanto riguarda la cronaca e apriamo adesso la pagina dello sport, andando sul quotidiano Il Centro, nelle pagine dell'Abruzzo Sport per l'appunto. Ovviamente in primo piano la Serie B ed il derby che si avvicina tra Virtus Lanciano e Pescara. Che derby, questo il titoletto del Centro. Mammarella tutti uniti per il Lanciano, questo l'appello del capitano, squadra, tifosi e città insieme per conservare la Serie B. L'altro ex Pucino, classifica immeritata per come ci alleniamo e per lo spirito con il quale i rossoneri scendono in campo. E poi Crescenzi, piccolo, tranquilli, ci penso io, il terzino del Pescara, lui è forte ma lo marcherò per bene, nell'uno contro uno è devastante, ma sabato non ci saranno fenomeni in campo. Una partita che sarà davvero tutta da seguire e ovviamente anche sotto l'aspetto psicologico, certamente non come le altre, una partita particolare. I recuperi in casa Pescara dopo Campagnaro pronto, Fornasier, il difensore Campagnaro ha lavorato ieri con il gruppo ma ha saltato la partitella finale, però è in via di guarigione. L'unico indisponibile per il derby è Lucas Torreira. Andiamo ancora avanti e passiamo alla festa del Pescara Calcio. Ieri serata di gala per gli auguri tradizionali di Natale, festa biancazzurra con auguri e brindisi, circa 350 gli invitati al porto turistico nel padiglione ex Cofa, presente anche il presidente del Pineto Brocco, che potrebbe entrare in società. Vedete alcune fotografie dell'evento e noi invece andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata dai colleghi Paolo Renzetti ed Andrea Costantini al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Presidente Sebastiani, auguri di Natale, mancano pochi giorni al 25 dicembre, l'occasione per rivedersi, ma per parlare anche di calcio, perché all'orizzonte c'è questa partita con il Lanciano. Sì, all'orizzonte c'è la partita con Lanciano, che è un derby e quindi è sicuramente una partita sentita. I ragazzi sanno dell'importanza di questa partita e sanno che devono dare una risposta anche lontano dall'Adriatico.
Che squadra si presenterà sabato al Guido Bioni? Una squadra che comunque con la Virtus Entella ha vinto dominando. Ma questa è una squadra che, se togliamo un paio di occasioni, ha sempre dominato, magari sbagliando troppo lì davanti in fase di rifinitura e soprattutto sbagliando qualcosina di troppo là dietro, ma è una squadra che ha sempre cercato di imporre il proprio gioco, di giocarsela, quindi a Lanciano vedremo lo stesso Pescara. Una partita difficile quella di sabato contro una squadra assetata di punti, ci sarà un ambiente caldo ma ci saranno anche oltre 1200 tifosi del Pescara. Sì, ambiente caldo, ma comunque sia, poi quando vanno in campo i ragazzi sanno che non devono stare a pensare all'ambiente caldo ma devono pensare al campo, e quindi da questo punto di vista mi sento molto molto tranquillo. Rientrerà probabilmente Campagnaro, questa è una bella notizia. Sì, sì, rientrerà, speriamo di rivederlo in campo anche per capire le effettive condizioni di Ugo, ma sicuramente anche quelli che hanno giocato hanno fatto comunque bene fino ad oggi, quindi il problema non si pone, però è chiaro che Ugo è un giocatore importante che può far crescere tutta quanta la squadra. Si è sentito già con il presidente Maio del Lanciano? No, non l'ho ancora sentito, però sapete tutti che con loro ho un ottimo rapporto, con tutti, tutta la famiglia, e quindi se non ci sentiamo ci vedremo lì, e con loro veramente c'è un rapporto splendido, anzi mi spiace molto della situazione attuale del Lanciano di classifica, però purtroppo capitano le annate così, che dove ti va tutto per il verso sbagliato, perché se andiamo a rivedere il film delle partite del Lanciano fino ad oggi, anche loro non credo che abbiano avuto tantissime difficoltà sul campo, forse una carenza di risultato sì, ma hanno avuto anche una grande sfiga. E andiamo sul Messaggero per scendere in Lega Pro. Teramo a Caserta con il pensiero alla spalla, Vivarini lancia le noci da Silva, Petrella a Ferrara, la trasferta più difficile del campionato. Andiamo a vedere proprio l'intervista a Petrella. Diciamo che comunque in questo momento l'importante è fare punti contro, cioè non guardiamo la classifica, non guardiamo niente, l'avversario, l'importante è fare punti. È chiaro che forse adesso c'è la trasferta più difficile del campionato e proprio da lì penso che dobbiamo ripartire per dimostrare che comunque siamo una squadra forte, non siamo dalla posizione che in cui ci troviamo. Potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio per loro, nel senso loro devono vincere per forza perché comunque devono mantenere la testa della classifica, vengono dal pareggio di Arezzo e quindi sicuramente sarà una partita difficile come le sono tutte, sia in casa che fuori. In casa riusciamo a mettere quel qualcosa in più che ci ha fatto fare tutti questi punti, in trasferta quel qualcosa ci manca e lo dobbiamo trovare, sperando che già domenica ci sarà quel qualcosa in più. E loro sono la squadra che comunque a tavolino è la più forte e dovrebbe vincere il campionato, quindi sicuramente qualcosa di buono ho visto. Adesso sta a noi preparare la partita nel modo giusto e consapevoli che comunque non siamo al di sotto di nessuno. Questa svolta diciamo che la stiamo cercando da un po' di tempo e sperando che prima o poi arrivi. La vittoria di domenica all'ultimo minuto sicuramente ci ha dato un qualcosa in più da dimostrare domenica in trasferta. Per quanto riguarda il fatto che comunque è la pressione, sicuramente qualcosa che non va in trasferta c'è, adesso bisogna capirlo, potrebbe essere la pressione che comunque dobbiamo dimostrare, quello sicuramente fa tanto, però non penso sia l'unico motivo per cui i risultati in casa arrivino e in trasferta no. Scendiamo ancora di categoria in Serie D, storie e personaggi dal girone F, siamo tornati sul centro a Giulianova, Carabinieri e Digos per l'arrivo del nuovo allenatore Michele Gelsi, tifoseria in fermento, primo allenamento del nuovo tecnico, il portiere Zaccagnini via, solidarietà con Giorgini che è stato esonerato. E poi Valerio, al calcio preferisco un futuro con il camice bianco, promettente difensore dell'Avezzano, decide di chiudere la carriera a 18 anni per inseguire la laurea in odontoiatria. Passiamo adesso al basket di Serie A2, Roseto domina nei rimbalzi, Chieti si appella ai tifosi, il pivot Brian della McEnergy borra sotto canestro dominiamo, il patron di Cosmo della Proger contro il Verona voglio il palatricalle pieno. E poi il volley di A2 stasera in campo, Seco impavida a Roma aspettando la risposta di Van Bemmel.
trattativa con il centrale olandese che gioca in Germania per rinforzare l'organico dopo l'addio a Majorana. Nel taglio basso, problemi di partnership commerciali, Jarno Trulli dà l'addio alla Formula 1 elettrica. E ancora il calcio a 5 di Serie A, Montesilvano, la rivincita di Dudu, Morgado il trascinatore dopo 5 mesi di stop, mi davano per finito. Il rugby di eccellenza in conclusione, l'Aquila prepara l'assalto al Petrarca, sabato l'ultimo match dell'anno, domani ufficiale un nuovo partner. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito fino ad ora. Io vi ricordo ovviamente l'appuntamento con Mattino 6 domani mattina alle ore 7, mentre la nostra informazione oggi torna alle 14, poi alle 19 e alle 23. Grazie ancora per essere stati con noi e buona giornata.